La catena Slow Food ha scelto il borgo più bello d'Italia per festeggiare nella giornata internazionale di Slow Food, qui nel nostro borgo, questo appuntamento. Un appuntamento ricco di significato per quello che sono i produttori, gli agricoltori, che la produzione di questi prodotti nella nostra comunità di Petrelli Soprana, ma in tutta la Sicilia, attraverso un circuito che si deve creare e che deve portare alla valorizzazione per creare economia, per creare i presupposti affinché si possa sempre di più rimanere qui e poter avere un futuro nella terra che tutti noi amiamo. Allora, c'è da dire che è la prima volta che si fa un Slow Food Day regionale. Lo Slow Food Day è il giorno in cui noi facciamo conoscere Slow Food a tutte le piazze, quindi è una manifestazione di piazza. Slow Food Sicilia ha deciso di fare tutte le condotte, tutte le comunità a Petralia. Perché? Intanto Petralia quest'anno è Borgo dei Borghi ed è un posto meraviglioso da visitare, e poi siccome fa parte del circuito dei borghi con cui abbiamo fatto un accordo, una convenzione fra appunto Slow Food Sicilia e tutti i borghi più belli d'Italia in Sicilia, vorrei rappresentare l'emblema di quello che noi vorremmo fare in tutti i borghi montani. I borghi montani che noi abbiamo definito le isole di montagna, che sono caratterizzate da una bellezza struggente ma a rischio di abbandono. Allora, accendere i riflettori su queste isole di montagna significa dare loro visibilità e voglia di restare sulle isole. Sì, colture resilienti, ma soprattutto la nostra meravigliosa biodiversità, non soltanto come si è fatto in passato da tentare di tutelare, ma da promuovere e da inserire nelle nicchie di mercato che chiedono appunto alimenti sani, salubri, prodotti in un territorio di straordinaria qualità anche dal punto di vista appunto dei riflessi di carattere salutistico. Stiamo facendo un lavoro importante su questo genere di culture, come non parlare sul lavoro importante che stiamo facendo ad esempio sui nostri grani, sui grani siciliani, sui grani antichi, dove da poco ho annunciato la costruzione di un tavolo con tutti gli attori della filiera per addivenire ad una norma che parli di valorizzazione, ma che metta in rete assieme tutti i soggetti della filiera, perché non deve più accadere che qualcuno si spacca la schiena, rischia e produce, resta con i debiti in mano e qualcun altro, qualche altro anello della catena, magari non siciliano, lucra su queste fatiche e su questo coraggio stoico dei nostri agricoltori.